Infobox. 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 Si terrà fino al prossimo 22 di agosto la 51esima edizione della mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele. L'evento si svolgerà tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 22. L'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese, che cura ogni anno l'allestimento, nasce nel 1970 a Guardia Grele, uno dei borghi più belli d'Italia, grazie alla volontà di persone sensibili e attente alle attività culturali locali, e si propone negli anni di salvaguardare le attività artistiche e artigianali locali, mantenendo pur sempre legami di partnership con analoghe istituzioni pubbliche e private nazionali. Nel 1981 l'ente ottiene il riconoscimento legale da parte della Regione Abruzzo, diventando il punto di riferimento per un territorio ricchissimo di antiche tradizioni. Oro, ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra scolpita, lavori al tombolo e ricami sono tutte attività manifatturiere che oggigiorno l'ente non solo cerca di conservare e tutelare nella loro integrità storica, ma anche di promuovere e diffondere grazie al Centro di Eccellenza dell'Artigianato Artistico Abruzzese, costituito nel 2002. Tantissime le novità di quest'anno, a partire dal 19° concorso nazionale biennale di arte Orafa Nicola da Guardia Grele, dedicato questa volta a Gabriele D'Annunzio, poeta, scrittore, soldato, ideatore e disegnatore di gioielli per le sue muse, che venivano realizzati dall'orafo Bucellati di Milano. Uno di questi pezzi, preziosissimi, si potrà ammirare all'interno delle sale della mostra guardiese, proveniente dal Museo del Volo del Castello di San Pelagio di Cadoneghe, in provincia di Padova. Gabriele D'Annunzio è uno dei personaggi illustri del nostro territorio abruzzese. Non tutti sanno che Gabriele D'Annunzio amava fare lui i disegni per i gioielli che dopo regalava alle sue donne. Quindi abbiamo avuto la fortuna di avere dal Museo del Volo di San Pelagio di Padova un pezzo originale che è stato proprio disegnato da D'Annunzio ed è in bella mostra qui a Guardia Grele. Al tempo stesso gli orafi abruzzesi anche hanno messo a disposizione tanti pezzi del periodo d'annunziano, quindi questa è sicuramente una cosa da venire a vedere non solo dall'Abruzzo ma anche dalle regioni vicine, e soddisferà di sicuro i visitatori che verranno a Guardia Grele. La casa è il tema centrale della mostra di quest'anno, allestita dagli architetti Pamela De Nardis e Angelo Bucci. Il luogo dove abitiamo, dove viviamo, i nostri affetti, che abbiamo imparato a conoscere meglio e a rivalutare nel periodo della pandemia. I visitatori andranno alla scoperta di tutto quello che può arricchirla, personalizzarla, renderla più viva e vivibile grazie anche all'artigianato. Ma la casa è sicuramente un luogo che abbiamo rivalutato, riscoperto durante la pandemia. Quindi abbiamo riscoperto il valore della casa e al tempo stesso il valore degli affetti veri. Questo è il motivo per il quale un omaggio alla casa è stato dedicato quest'anno. Al tempo stesso c'è tanto da vedere, a partire dal concorso dedicato a Gabriele D'Annunzio, dove hanno partecipato tanti maestri orafi provenienti da tutta Italia e tanti ragazzi delle scuole, addirittura 124 alunni. In un momento di didattica a distanza, di scuole chiuse, devo dire che le scuole anche quest'anno hanno fatto la loro parte e la commissione ha anche apprezzato i lavori degli alunni, e questo è un altro scopo che abbiamo come ente mostra, quello di trasmettere il saper fare dei maestri artigiani alle nuove generazioni. Altra novità di rilievo riguarda la promozione turistica con il coordinamento degli orari di apertura di 5 musei cittadini, che vede coinvolti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie nelle vesti di miniguide, grazie al progetto Guardia Grele Riparte. Quest'anno abbiamo consolidato come comune un rapporto di collaborazione con l'ente mostra, che appunto ha riguardato diverse iniziative che vanno dai laboratori artistici fatti con i bambini, diciamo, più piccoli, appunto al progetto Guardia Grele Riparte,
che vede protagonisti ragazzi di ogni età, dai più piccoli fino alle scuole secondarie di secondo grado, che saranno in alcuni punti del paese per illustrare e guidare i turisti che vogliono venire a Guardia Grele, che vengono a Guardia Grele. La mostra dell'artigianato, che ormai è arrivata al 51° anno, quindi è una realtà ormai consolidata, che richiama turisti, ovviamente non soltanto del circondario stretto, ma da ogni dove. Abbiamo Guardia Grele Opera Festival, anch'essa una realtà molto molto importante nel territorio, che vede protagonisti artisti del calibro di Susanna Rigacci, che è la voce di Ennio Morricone, del maestro Maurizio Colasanti, e di cantanti che vengono dalla Cina quest'anno, dalla Cina, dalla Corea, quindi da ogni dove. C'è ancora da dire che ci sono eventi per ogni età, quindi per i bambini abbiamo dei laboratori, quindi a livello diciamo educativo, e non solo laboratori ma anche attività ovviamente ricreativi, considerato pure il periodo che abbiamo vissuto. Abbiamo il Flaiano Festival con la proiezione dei film di Giuseppe Tornatore, abbiamo iniziative col FAI, con la Fondazione San Nicola Greco, e poi a Guardia Grele, siccome fa parte dei borghi più belli d'Italia, quindi delle serate nell'ambito delle iniziative dei borghi stessi. Cosa dire ancora? C'è una enogastronomia di tutto rispetto, ci sono prodotti tipici, ci sono dolci tipici. Insomma, dovete venire a Guardia Grele perché troverete tantissimi eventi, troverete delle particolarità davvero che abbiamo solo noi. Ecco, mi viene da precisare, da segnalare la posizione geografica che questo paese ha, e cioè che in 20 minuti stiamo 20 minuti dal mare, 20 minuti dalla montagna. Non a caso Gabriele D'Annunzio parlava di Guardia Grele come la terrazza d'Abruzzo. Poi abbiamo il Duomo, abbiamo i musei. Ecco, i musei quest'anno, proprio in collaborazione con l'Ente Mostra dell'Artigianato, siamo riusciti a tenerli aperti per un lasso di tempo maggiore che negli anni precedenti. Questo significa per Guardia Grele un'affluenza di turisti davvero notevole. La cultura ha avuto e ha quest'anno, in quest'estate, davvero un ruolo di prim'ordine. Infatti abbiamo avuto la presentazione di tantissimi libri che vanno dalla saggistica alla divulgazione, al romanzo, alla poesia. Quindi davvero un'estate anche dal punto di vista culturale molto significativa. Inoltre, grande spazio ai laboratori per i giovani, con più di 100 alunni che arrivano da diversi istituti artistici. Anche quest'anno non mancherà il concorso di poesia dialettale Modesto Della Porta, giunto alla 34esima edizione, con la premiazione dei vincitori prevista per il 20 agosto. I giovani sono una risorsa per l'artigianato e quindi vanno accompagnati in questo percorso. Vanno anche aiutati ad innamorarsi di questi mestieri artigianali, che sicuramente danno tanta soddisfazione. Infatti una delle attività che proporremo insieme al Comune di Guardia Grele e alle altre associazioni guardiesi è quella di fare dei laboratori di ceramica, di tessitura, di restauro del legno, perché ci sono tanti mestieri artigianali in Abruzzo che rischiano di scomparire, e allora non possiamo in Abruzzo perdere questa risorsa importante per le tradizioni, la storia e la cultura del nostro Abruzzo. Thank you.
Info Box.